Padre Onnipotente, in questo giorno in cui ricordiamo la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, la nostra preghiera si eleva a Te per tutti i nostri fratelli che hanno offerto la vita per difendere la patria. Il loro sacrificio estremo sia dinanzi a Te come l'offerta pura e santa del Tuo Figlio Gesù Cristo, che vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il nostro pensiero oggi, festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, non può andare che a loro, a tutti i nostri caduti, ai caduti di tutte le guerre, a tutti quei soldati che hanno dato la vita per la patria. Hanno dato la vita e con la loro vita hanno contribuito affinché i valori dell'unità nazionale, della democrazia e della pace trionfasse. A loro il nostro ricordo, perché attraverso il ricordo noi possiamo trasmetterlo soprattutto alle nuove generazioni, perché sia vivificato il ricordo, ma soprattutto non possiamo non dimenticare non solo loro, ma anche le loro famiglie che non le hanno visti più ritornare, come le atrocità della guerra, le mutilazioni, i feriti e anche tutti quelli che ce l'hanno fatta e che ne hanno raccontato i dolori. A loro il nostro pensiero e il nostro sentito grazie. E potrei e penso di chiudere questo pensiero facendomi avvicinare da un bambino, da questo piccolo bambino che voi vedete con questo sassofono, perché anche lui, piccolo, crescendo, possa, nel segno della pace, dell'amore, della concordia, far sì che le nuove generazioni possano apprendere il valore della memoria.